Ciao a tutti ragazzi, finalmente dopo quasi 2 mesi siamo riusciti a fare ancora un giretto con Argo e questo è stato un periodo così e poi adesso andando avanti si vedrà. Però siamo riusciti a fare un giretto, siamo a 30 km da casa circa, a Pizzighettone, provincia di Cremona. Siamo venuti qui perché tutti gli anni in questo periodo c'è una manifestazione che si chiama Fasulin de Loche. Non so, giusto. Fagiolini dell'occhio con le cotiche. C'è una manifestazione che fanno una maratona, cioè una maratona gastronomica. Non è solo per quel piatto lì, però nasce per quel piatto lì la manifestazione, penso, no? Sì. Sì, è un prodotto tipico È un di prodotto Pizzighettone. tipico di Pizzighettone, lo coltivano qui il fagiolo, il fagiolino Il dell'occhio. fagiolo. Il fagiolo dell'occhio di Pizzighettone. Quest'anno hanno raccolto 40 quintali. Vabbè, Lo fanno con le cotenne. comunque, ecco, con le codighe fanno fagioli all'occhio con le cotenne. Noi è il primo anno che veniamo, di solito ci hanno detto che Infatti l'hanno sfigato. attirava molti camperisti. Qui dove siamo noi di solito c'erano anche dei camper. Nella mappa proprio della manifestazione ci sono i punti sosta dove potevano mettersi i camper per la manifestazione, non sempre. Perché gli altri anni la facevano nella cinta muraria, nelle case matte. Speriamo di riuscire comunque a vederle Sì. perché sono una cosa caratteristica e particolare di Pizzighettone. Esiste praticamente solo qui in Italia. Esatto. E invece quest'anno siamo soli nella nebbia e come ce li danno questi fagiolini in Praticamente proprio testa? per via del Covid, pur di non rinunciare, Meno male. hanno fatto solo l'asporto. Noi andremo a piedi a prenderla perché siamo vicino, poi ce la mangiamo in camper, però proprio l'esporto, come si Il chiama? Il drive-in? drive, no, il No. drive-in, drive-in è quello, vabbè. Take away drive. McDrive, fagiol drive. Hanno fatto i fagiolini Fagiolino drive, drive. non lo so, passi praticamente con la macchina, non scendi neanche, ti danno i tuoi pacchettini dei fagiolini dell'occhio con le cotiche e te ne vai e te li mangi a casa. E noi faremo così. Andiamo, facciamo un giretto adesso per il paese, poi ci prendiamo il nostro asporto e ce lo mangiamo in camper. Quest'anno è così. E adesso andiamo a vedere un po' Pizzighettone, però. Sì, adesso andiamo. Il distanziamento c'è perché c'è in giro quasi Nessuno. nessuno. E quindi vediamo cosa riusciamo a vedere. Ladda. L'Adda ce l'abbiamo di fianco. Milka, andiamo? Pronta? Andiamo? Chi c'è? Chi c'è nell'Adda? Le oche. Andiamo! Ehi, salta giù! Vabbè, andiamo. Intendiamo. Allora andiamo. Mirka, mi porti fuori? Andiamo. Allora? Io sono pronta. Andiamo. Oh, mi dispiace uscire da Argo. A te no, eh? Sì. Ci dispiace uscire da Argo perché per andare in giro ci mancava talmente tanto che stiamo così bene dentro. Sì, Adesso devo stare almeno 2 giorni dentro Argo a siamo mangiare, arrivati leggere. 5 ore fa, in effetti. Siamo arrivati 5 ore fa e usciamo solo ora. Guarda che Ci belle. mancava. Guarda quelle oche là, starnazzanti. Dai, dai, dai. Dai, dai, perché voglio andare a bere caffè? Perché non l'abbiamo bevuto in camper. Un ninja! Ah, no, è Marta. Adesso vediamo quando giriamo un po' per il paese così. Però è abbastanza triste vedere che siamo l'unico camper. Cioè, questa di solito ci hanno sempre detto che è una manifestazione che attira tanti camperisti. E vedere che nessuno c'è quest'anno, anche solo per prendere l'asporto e mangiarselo in camper, è un peccato.
Niente, non possiamo visitare la polveriera perché il sabato era dalle 8 alle 12.30 e noi non lo sapevamo. Queste sono le casematte, praticamente fanno parte della cinta muraria e probabilmente è qui dentro che facevano la manifestazione. Vedete tutte le porte, probabilmente non sappiamo dentro se sono tutte collegate. Tutte collegate? È la loro particolarità, sono tutte collegate, erano... Dal 1700 gli alloggi dei militari, utilizzati anche come magazzino per le scorte, per le armi, per le munizioni, oppure anche come postazione da tiro. E poi sono state usate nella seconda guerra mondiale come rifugio per gli abitanti. Poi dentro qui ci sono, nelle casematte, tutti i camini, dei camini giganti come una volta nelle cascine, però non ho capito se... Durante la manifestazione vengono usati solo per scaldare o proprio per cucinare. Non l'ho capita questa cosa, però ho visto le foto dei camini e sono belli. Cioè, è tutto veramente molto caratteristico, ti viene voglia di venire qui a mangiare. Carina. Pezzi di lettone. Non eravamo mai stati. Non abbaiare. Vai a abbaiare. Vero? Lì lì per chiamarlo. Io sono bravo, però mi vedi. Adesso. Adesso. Ecco. Caffè bevuto, adesso andiamo al centro informazioni a chiedere, indovinate, un po' di informazioni. No, perché forse si può visitare qualcosa domani, adesso andiamo a chiedere un po'. Vedete, questo qui è quello della manifestazione, il cartello. E qui c'è il passaggio per il drive-in, Fagiolini Auto. Veramente molto bello, questa è la piazza d'armi. Visite guidate tutti i pomeriggi del sabato, domenica e festivi. È molto turistico se si sbattono così tanto. Guarda anche, cioè, guarda, è molto letto. Ogni sabato sera di luglio ed agosto visite notturne con partenza alle 21.30. Adesso siamo entrati in Museo dell'Arte dei Mestieri del Passato. È bellissimo questo museo. Se non ho capito male, deve essere il secondo più importante della Lombardia, cioè come quantità di materiale e qualità del materiale. E ci sono tutti i mestieri, bellissimo, veramente bello. Bellissimo questo museo. Qui a Pizzighettone c'era la corderia del genio militare e infatti coltivavano la canapa e facevano tutte le corde che poi spedivano in giro negli altri posti ai militari e venivano fatte tutte qua. Dall'altra parte del fiume, nella borgata Gera, si chiamava così perché raccoglievano la ghiaia in questo modo. Praticamente i più poveri si trascinavano la barca e la riempivano di ghiaia, poi tornavano indietro e la scaricavano così. È una vitaccia. Però cercavano anche l'oro quando ce n'era ancora di più.
adesso c'è poco. Una volta invece si riusciva a trovare qualcosa e c'era chi lo faceva proprio per lavoro. E tutta la fortezza, le mura, le case matte sono costruite sopra dei pali per non far sì che sprofondasse nella sabbia, perché il terreno è sabbioso essendo ai margini del fiume Adda. Ma non pochi, ci sono migliaia di pali tutto qua sotto. Non sanno la quantità precisa, però hanno riempito tutto, sono come delle fondamenta di pali. E queste sono le vongole dell'Adda, io non sapevo che c'erano delle vongole così giganti, ma hanno detto che ci sono ancora. E qui facevano il grana, pentolone da 500 litri e facevano il grana, tutte le forme di grana da spedire agli altri militari, le facevano tutte qui. E poi le mandavano i militari. Stesso discorso delle corde. Facevano il grana, le corde, poi le mandavano in giro. Perché il grana nasce a Lodi. Poi dopo c'è tutto il discorso, però non ve lo raccontiamo noi. Voi venite qui e fate. Noi abbiamo fatto il giro con il signore che ci ha fatto da guida, che ci farà da guida anche domani. E vi spiega un sacco di cose interessanti, ma non ve le raccontiamo noi. Bello, ti è piaciuto? Stupendo! Siamo tornati indietro di qualche anno. Qualche? Qualche centinaio? No, attraverso tutti i mestieri. Siamo entrati che c'era la luce e siamo usciti che c'è buio. Buon, fagiolini presi, adesso andiamo in camper, li scaldiamo e mangiamo. Poi vi diciamo come sono, ma noi lo sappiamo già che è una prelibatezza. Ma come fai a sapere? Perché sennò non vanno avanti a farle da 28 anni. Sono quasi 30 anni che fanno questa manifestazione. 28esima mi sembra questa. Quindi sicuramente devono essere buoni. Siamo arrivati in camper. E Milka è felice. Il cane può venire alla visita guidata? Sì, purché sia buono. E continua mentre spiegano, Come lo giustifico io questo ingroppamento? Sì, è bellissimo perché il signore spiegava le cose, Marta tutta ti ascoltava e Milka di fianco che la ingroppava tutta. Allora si sono fatto delle grandi domande. Sì, il signore educato faceva finta di niente, ma stava pensando, ma questa qui è una femmina, perché continua a ingrupparla? Va bene che è Halloween, però ci spostiamo perché qui è un po' inquietante. Ci spostiamo con le luci lì che escono dalla porta ogni tanto. Ci spostiamo di 50 metri e ci mettiamo vicino alle mura sperando di non prendere la multa. Marta sta già dormendo. Mica. Già perché sono le 8. Già perché sono le 8. No, sono già le 20 alle 9. Stiamo quasi per mangiare. E adesso abbiamo messo anche la nostra candela di Halloween. Halloween. Comunque c'è proprio l'atmosfera da Halloween, perché ci siamo dovuti spostare perché ci siamo trovati nella nebbia, al buio, e non ci piaceva proprio restare lì così da soli. Quindi ci siamo spostati di 50 metri nel parcheggio illuminato dove c'erano le mura. Però fuori quella nebbiolina lì con le mura sembrava più Londra del 600, quando c'era, come si chiama, Jack lo Squartatore. Ed ecco qua i famosi fagiolini con le codighe. Adesso vediamo quanto sono buoni.
prima ho sentito dei rumori fuori dal camper, sono uscito, ma ho visto... Sì, certo. Non ho visto nessuno, però non so perché adesso ho un po' di mal di testa. E niente, mi sa che andrò a letto. Va bene ragazzi, è ora di andare a dormire. È tardissimo, abbiamo un sonno. C'è il coprifuoco. C'è il coprifuoco. Andiamo a nanna, veramente siamo stanchi. Buonanotte, a domani. Buonanotte, a domani. Buongiorno, eccoci qua, tanto che Marta rifà il letto. Che è sempre bello rifare il letto in campo. Sì, io non lo farò mai. Se non dovesse farlo lei, io dormirei perennemente con le coperte così, insomma. Niente, adesso ci prepariamo, andiamo a fare un giretto dalla parte di là del fiume, nella borgata Gera. E... Gera. Gera, Gera. A me viene Gera perché il dialetto nostro è Gera. Gera. E niente, poi torniamo a mangiare e andiamo a fare la visita guidata alle 14.30 e vediamo dove ci portano. Penso nelle casematte, nella torre e un po' di cose. Bel tempo, eh? Altra bella giornatina, peggio di ieri. Andiamo a fare questo tuffo nella nebbia. Questa giornata, questo video credo che mi ricorderà molto il video che abbiamo fatto quando siamo andati a Soragna. Più o meno il clima è lo stesso, là forse era ancora più pesante il freddo e la nebbia. Qui però il clima è lo stesso. Beh, il periodo era più o meno. Il periodo infatti era più o meno questo. E in Valpadana questo è il risultato. Queste sono le giornate di sole della Valpadana. Il problema è questo. Là sopra, oltre le nubi, ci sarà il sole. Che belle tutte queste foglie gialle che cadono. Ho visto, abbiamo trovato una cosa positiva di questo tempo da lupi, le foglie. Certo che questo tempo ha il suo fascino. Però in estate il discorso cambia, perché comunque si possono fare i tour con, adesso non so, i battelli, le barche, fanno i tour dell'Adda così, e quello deve essere molto bello, con il clima estivo. Andiamo a vedere le oche adesso, però non starnazzano come ieri, sono qui belle tranquille. Avete visto come dormono? Poggiano il collo, la testa dietro fra le ali e dormono.
È partito il concerto! Queste sono sempre le mura dalla parte di qua, però non so se si chiamano case matte anche queste, penso di sì, però sono così. Però penso di sì, perché se la via si chiama via case matte, tutto il giro di qua. Guarda questa, ah no, è chiusa, sono tutte chiuse. Porta antisoffio per ricoveri antigas. Chiusura sistema Lips Vago. Questa è la chiesa di San Pietro del 1700, guardate che bella. Delle cose così non siamo più capaci a farle, secondo me. Capaci sì. La pila no. E che struttura strana che ha la chiesa, sembra che c'è dentro la chiesa con un'abitazione. Non ci credo, io non ne ho mai trovato uno. Adesso stavamo passeggiando guardando nell'erba i trifogli e guardate cosa ha trovato Marta. Un quadrifoglio! Io è la prima volta che vedo un quadrifoglio. L'ha preso Marta perché vuole metterlo nel libro e farlo seccare nel libro. Ti è 2020! Basta, da oggi in poi. Sì, voglio proprio vedere. Andrà tutto proprio... bene. L'ultima volta che l'hanno detta non è andata proprio così, Bello, con tutte le goccioline di acqua, sembrano perline. Oh, mi raccomando, confido in te, quadrifoglio. Voglio andare a vedere questa che c'ha il portone grande. Questa attraversava le mura. Non ci credo, ragazzi, ne ho trovato uno anch'io. Ma nel giro di 2 minuti, Guardate. Dovevo arrivare quasi a 40 anni per trovare un quadrifoglio. Cosa non dirlo? Marta dice di non dire che ho 40 anni. Quasi. È ora di tornare in camper a mangiare la pasta asciutta. Ma dillo che eri tentato. Sì. Eravamo tentati di fermarci là alla trattoria del Guado perché nel menù c'era il pesce gatto con i piselli e mi sarebbe piaciuto assaggiarlo. Non ho mai mangiato il pesce gatto. Arrivati, è ora di fare la pappa. Buon appetito. Altrettanto. Buon appetito. Arriva anche lei. Sono andata a bere. È andata a bere, dai. Milcotta. Appena sente scricchiolare la carta del grana, parte subito. Ovunque sia, tu c'è un udito, tu appena la tocchi, bram, lei arriva. Eccoci. Finito di mangiare, ripartiamo.
Adesso... Non è vero, in mezzo. Beh, finito di mangiare e pennichella. Beh, quello sempre. C'è cibo, pennica. E niente, adesso andiamo a bere il caffè, poi ci troviamo alle 2:30 con la guida per la visita guidata. Messa la radiolina? Sì, sembra più il pacemaker però, perché ce l'ho proprio. L'hai imboscata lì? Eh sì, perché altrimenti cozzava con la macchina fotografica. Spiega perché abbiamo gli auricolari. Per mantenere il distanziamento. Esatto. Così non stiamo tutti ammassati ad ascoltare la guida che parla, ma ci hanno dato questa radiolina con l'auricolare, così stiamo belli lontani e sentiamo lo stesso la guida di che cosa ci spiega. Belle queste mura, sono tozze e non troppo alte, sono alte 12 metri e larghe 3 metri però. E sopra hanno il tetto di terra, così quando sparavano il cannone per andare di là la palla dal cannone doveva fare una parabola, trovava la terra e non aveva forza. Invece al contrario chi sparava dalle mura la palla era inclinata verso il basso, quindi strincava, ammazzava tutti. Che abbiamo fatto è questo qui, noi abbiamo girato il giretino e adesso siamo entrati negli alloggi, questi sono gli alloggi dei militari, in modo particolare questa roba qui. Deve essere qui dove fanno la maratona gastronomica, dove si mangia quando fanno manifestazioni. Volevi entrare, alla fine sei riuscita. Hai visto, tutto a posto. 104. 104 sono. 104 case matte per 2 chilometri, per più di 2 chilometri. Quelli lì sono gli sfoghi dei camini e sono fatti così piatti perché niente doveva sporgere. Perché tutto quello che sporgeva poteva essere preso a cannonate o... Invece tutti quei pezzi lì di cemento che escono, e era per l'umidità. Sopra c'è tutto uno strato che non abbiamo capito come è fatto, di 2 metri di terra, ma poi c'è qualcos'altro mi sa che non osano scoperchiarlo per vedere che cos'è. Fatto sta che funziona benissimo perché dentro non c'è neanche un po' di umidità, esce tutta da lì.
forza, polvere, un metro di lunghezza, più di un metro e mezzo di larghezza, in cui trovava posto un tavolaccio di legno usato come giacinto. Ogni cella prendeva aria e un filo di luce da una piccola finestra posta sopra la grossa porta in legno. Nella porta stessa si apriva uno spioncino attraverso il quale le guardie, durante il giro di ruta, potevano controllare il prigioniero in qualsiasi momento. Al detenuto rinchiuso nella cella era tolto ogni oggetto che potesse muovere, compresi gli occhiali. L'isolamento poteva durare anche 3 mesi ed era pressoché totale. Il detenuto non poteva scrivere, addirittura gli era vietato parlare. 2 volte alla settimana il prigioniero riceveva gavette e cucchiai per consumare il punto ordinario del carcere: pane, minestra il giovedì, pane, carne, lessa la domenica, pane e acqua tutti gli altri giorni. Oltre al cibo scarso d'inverno, il detenuto doveva sopportare il freddo e l'umidità, perché il riscaldamento era del tutto assente. Il prigioniero cercava di difendersi dal gelo invernale con maglie di lana, se aveva la fortuna, e sfoglie. Anche di giorno rimaneva molto nella coperta di lana in dotazione, per cercare di trattenere il calore del proprio corpo. Ma il momento peggiore arrivava con la notte, quando la poca luce si affievoliva sempre più fino a scomparire. Il detenuto era costretto a sdraiarsi. Nell'oscurità, dalle fessure dei mattoni delle antiche mura, corpi viscidi strisciavano nelle celle, passando fra la tavola in legno, il carcerato, spesso svegliando il soprassalto. Erano serpenti che si insinuavano nelle celle per cercare topi e altri animali. Erano lunghi anche 1,5 metri. Spaventato, il prigioniero cercava affannosamente di allontanare quei rettili, ma non poteva fare altro che agitarsi e gridare, bestemmiare, solo, terrorizzato nel buio. Abbiamo finito la visita guidata, bellissimo. Voi vedrete poco perché facevamo fatica, ci dovevamo ascoltare con l'auricolare, star lontani, non potevamo parlare noi in camera per spiegare 2 cose, insomma era un po' complicato, quindi almeno venite, così fate voi la bella visita guidata e vi spiega tutte le cose, è molto interessante. È un bene che noi non vi facciamo vedere troppo, perché dobbiamo solo mettervi la pulce nell'orecchio, così poi voi vi godete la visita quando venite. Perché se vi facciamo vedere tutto noi, troppo facile. Scusa, è una scusa. È una scusa per la pigrizia. No, è vero. Se vi faccio vedere tutto. Eccoci arrivati in camper. Allora, siamo andati a prendere un'altra porzione di fagiolini dell'occhio. E ci sono le ricette per farli i fagiolini. Ci sono le ricette. Perché insieme alla porzione già pronta ti danno anche dei fagiolini secchi da cucinare. Ecco, noi abbiamo già 2 porzioni perché le abbiamo prese 2 volte. E niente, basta. Sta venendo buio, noi ci prepariamo e torniamo a casa. E al prossimo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, insomma le solite cose. Ciao a tutti. Venite a Pizzighettone. Sì, merita. Venite l'anno prossimo, quando ci sarà la festa. Sperando che l'anno prossimo ritorni a esserci la festa normale. Va bene? Ciao a tutti. Ciao. Ciao.